Si vede bene di quale pasta sia fatta questa filosofia felicitaria. Un materialismo empirista in salsa francese, un prolungamento letterario delle conversazioni che animano i salotti parigini, luoghi più di svago intellettuale che di riflessione. È una filosofia alla moda che investe del suo spirito antisistematico e antimetafisico, tutta la cultura settecentesca. Ma tanto benessere e tanta felicità sono solamente, lo sappiamo bene, il tappeto sotto il quale il mondo dei salotti nasconde la polvere della realtà. Lo spreco delle risorse di una monarchia dissennata prepara la catastrofe economica che accende le polveri della rivoluzione. E la grande tragedia dell'89 si apre sotto gli auspici intellettuali di questo carnevale della ragione, virandone le tinte verso le loro gradazioni più accese. Dal punto di vista di questa conversazione sul bene, infatti, la domanda è: che cosa ne è dell'etica epicurea ed edonista dell'illuminismo nel momento in cui il furore rivoluzionario scoperchi il suo inevitabile vaso di moralismo sociale? Quali sono, cioè, i valori che entrano in gioco nello scontro politico di fine secolo? Risposta in Rousseau. Il calvinista ginevrino, ospite non desiderato dei salotti parigini, un mondo di marziani a confronto della sua coscienza tormentata, è la corda tesa tra l'animale e il superuomo, una corda al di sopra di un precipizio, nello stesso tempo passaggio e tramonto di un secolo e di una filosofia. L'animale è il salotto illuminista, illuminato a tal punto da divenire cieco nei confronti del mondo reale, quello del contadino affamato e disumanizzato, del sanculotto bastonato e deriso nelle commedie alla moda. L'istinto di questo animale sociale è la razionalità fine a se stessa, traboccante di raffinatezza e convenzioni, vuota di contenuti di autentica sostanza affettiva. Il superuomo è il cittadino di quella democrazia totale che, come scrive Rousseau, non deve più guardare a se stessa come a un essere individuale e isolato, ma come parte di un più grande tutto, come membro di un più grande corpo, della cui conservazione anche la sua dipende assolutamente. Il principio è la necessità inscritta nella natura umana di trasformare il sogno di una giustizia assoluta e della felicità perfetta in un evento rivoluzionario, in un paradiso artificiale. Perché il problema è proprio questo, che tra l'assenza di sentimenti di autenticità del salotto borghese e l'imposizione della virtù attraverso l'educazione politica, Rousseau e tutta la filosofia moderna non riescono a trovare il giusto mezzo. Il Settecento è tutto compreso tra queste due sponde sospese sull'abisso della rivoluzione, l'amore di sé e la legge morale di Kant, in mezzo alla quale oscilla pericolosamente la corda sentimentale di Rousseau. Sentimentale, perché all'istanza della libertà assoluta vagheggiata dall'eterno adolescente ginevrino, una libertà intesa come riscatto radicale da ogni forma di conformismo sociale, fa da fondamento una concezione altrettanto assoluta di concordia degli spiriti, di appartenenza al consesso civile, fondata su un sentimento platonico di amore universale. Se il bene individuale non può più esistere senza quello collettivo e viceversa, il bene collettivo non ha senso senza il suo riflesso individuale, di fronte alla necessità di scegliere che la storia sembra sempre imporre, la mancanza di un'alternativa etica
si trasforma facilmente in una tragedia. Il secolo delle rivoluzioni si chiude con un nulla di fatto sul piano della conversazione sul bene. La rivoluzione illuminista non ha la forza sufficiente per sostenere il peso della realtà. La rivoluzione francese è all'opposto troppo pesante per poter diventare davvero una legge universale. Essa rimescola le carte del mazzo, trasformando in vuote parole la faticosa ricerca di una felicità che sia anche giusta o di una giustizia che sia anche felice.